Finalmente, con una settimana di ritardo incredibile, su Zenless Zone Zero. Mamma mia, il godo! Dico questa frase incredibile perché questo gioco assurdo è uscito il 4 luglio, pazzesco, allucinante, la gente lo sta adorando, sono contento sinceramente. Io finalmente, dopo una settimana, riesco a registrare i primi due episodi che voi vedrete probabilmente dalla settimana, dal 15 luglio in poi, se tutto va bene, incredibile. E calcolate, l'ultimo dei miei problemi è stato non riuscire a registrare Zenless Zone Zero la settimana scorsa, perché me ne sono successe talmente tante. Ho avuto imprevisti, appuntamenti saltati, problemi con le bollette, mi sono fatto male al piede, problemi col bagno, ragazzi, è stato un delirio la settimana scorsa. Non vedo l'ora che inizi una settimana nuova, perché così il godo può tornare incredibile. Dovrei aver messo tutte le impostazioni sus, è in inglese ovviamente, spero stia registrando bene audio e video e tutto quanto. Ragazzi, come al solito, queste cose le dico quando è il primo episodio di una serie nuova. Il pad sembra funzionare, ragazzi. In realtà ho poco da dire in questa introduzione incredibile, ne ho parlato un pochino negli episodi di Wuthering Waves per quanto riguarda progetto Zenless Zone Zero. Sembra molto carino, sembra avere un combat system frenetico, non dico come Wuthering Waves, ma quasi. Cioè, questo gioco sembra la risposta di HoYoverse nei confronti di Kuro Games a livello di combat system. Volevate il gameplay più frenetico? Eccovi questo gioco incredibile. I personaggi, ho visto tutti quelli che sono usciti nei trailer, ci dovrebbe essere nella prima parte del banner 1.0 la Maid Shark Girl, che mi fa impazzire, ragazzi. E nella seconda parte ci dovrebbe essere quella mega poliziotta curvy assurda, quindi GG. E sono già stati leakati tutti i personaggi fino alla 1.4, quindi ragazzi state tranquilli, i leak sono tornati. 3-2-1, direi di partire. Assurdo, pazzesco, incredibile, wow. Ecco, se cerchiamo di capire un po' la trama, sono apparsi questi alieni sus, ci sono queste mascottine coniglietto che sono bellissime. Ok, lei dovrebbe essere la protagonista. Il design di loro ci sta, è semplice ma accattivante, oserei dire. Ovviamente, ragazzi, decisione molto difficile, però, ragazzi, devo andare da questa parte per forza. Chapter 000, business per strangers per justness. Capitolo 0, ragazzi, allora, il design di loro è assurdo, hanno delle animazioni meravigliose e la tipa che usa la valigetta, ragazzi, ho già visto che è amata dalla community per ovvie ragioni, ragazzi, inutile dirvi. La HoYoverse ha puntato bene su di lei, mamma mia, ragazzi, è assurda. Lei adora rubare, gli piacciono le ricchezze, ragazzi, è sus lei, eh. Lui è fantastico. Lui non so perché mi ricorda Deadpool, non so perché. Dai. Ok, stanno dicendo in televisione che noi siamo tipo i peggiori criminali di questa cittadina e che se ci vedono ci devono arrestare subito, va bene. Ma queste cinematic in stile comics? Bellissime. Ok, abbiamo sfondato una porta e siamo arrivati qua. Ok. Ah no, ha provato a sparare alla finestra e poi gli è rimbalzato, bene. E gli è cascato un televisore in testa, vabbè, adorabile. Ok, queste persone sono un po' sus. Ok, abbiamo rubato una specie di cassaforte e loro la rivogliono, va bene. Non era svenuto, ha usato un fumogeno sus, va bene. Tutti storditi, possiamo scappare allora. Guarda che espressioni sus che fa lei, mamma mia. Questa potrebbe essere la fidanzatina di sus perfetta. Ah, perfetto, ci hanno lanciato un missile contro e siamo cascati qui sotto. Fantastico, ragazzi, come inizio direi GG. E ci siamo ovviamente allontanati dai nostri compagni. Beh, velocissima lei, wow. A lei c'ha la spada elettrica, mi piace. Non si può correre? Ah sì, con R1 posso correre. E con X schivo. Quando hai l'energia puoi usare le mosse sus con Y. Ah beh, ok, questo è l'elemento a skill. Ok, mi piace. Mi piace. Wow, vabbè, lei fa questi colpi sus assurdi. Non ci sono attacchi caricati, va bene. Ok, ci piace. Ok, se premo di più Y mi fa mosse sus, va bene. Dai, mi piace. Quindi ci sono cinematic fatte come quelle di prima e cinematic così, ci sta, va bene. Ragazzi, ho scoperto che si possono volendo skippare i dialoghi. L'avete capito allora, caro HoYoverse? Come Wuthering Waves, che si possono skippare i dialoghi. Perché non lo mettete pure in Genshin, che la gente lo chiede tipo da anni?
Ah, ok, è riuscito a contattare Billy. Va bene. Billy è un Chad. Adesso siamo Billy. Allora, lui spara con le pistole sus e può stannare. Dopo che hai stannato il nemico, puoi fare un attacco concatenato. R1. Ah, ok, queste sono le classiche combo sus, va bene. Ci sta. Ok, con R1 posso switchare, carino. Ah, ma è immediato, non è come in Genshin. Wow. Mi piace che puoi switchare in continuazione volendo. Fichissimo. Non ci sono quei cavolo di 5 secondi come in Genshin per switchare, mi piace tantissimo. Guarda un Billy, wow, ragazzi. Billy è un chat, ragazzi, mi piace. Guarda come cammina sus. Dai, adoro, ragazzi. Questo già rende il combattimento completamente diverso da Genshin, mi piace. Mi piace tanto. No, vabbè, ragazzi, adoro tantissimo che puoi fare le peggio combo appena ci prendi la mano. Dai, ma che figata! Ragazzi, è divertentissimo! Quando i tuoi decibel sono al massimo puoi fare l'ultimate, va bene, ok. Ci sta. Fichissimo. Dai! Ma Billy è un Chad, vero, comunque, mi piace. Perfetto. Ecco fatto, lo sta per eliminare. E l'ha salvato lei, perfetto. Ah, ma sono umani che diventano mostri, non sono mostri normali. Ok, quindi è un virus. Oppure gli umani che cadono in queste specie di sfere che coprono le aree poi diventano mostri, sus. Ok, vabbè, giustamente ci saranno diverse specie di questi nemici. Questo c'ha lancia e scudo, carino. Tipo mini boss del tutorial. Ah, giusto, ci saranno i Perry. Ok, quando c'è questo segno puoi fare un perfect assist. Vabbè, tipo il Perry, fichissimo. E poi puoi fare un attacco sus, fichissimo. Vabbè, tipo counter. Ok. Beh, se ci prendi la mano puoi fare veramente le peggio cose, eh. Dai. Ok, c'ha lo scudo sus questo, eh. Dai, che figata che puoi schivare all'improvviso. Adoro, cavolo. Fichissimo. Dai, ma quanto è figo il combat system. Voglio fare la ulti con lei. Se ci riesco. No, non ci sono riuscito. Vabbè, fichissimo. Ok, si è rigenerato, non va bene. Pericoloso. Ok, lei è tornata a casa dei nostri eroi preoccupata che non trova loro, va bene. This is an emergency. I need a proxy's help. Hello, Nicole. Ah, Nicole si chiama lei, fantastico. Pure il nome è sus. Ah, adesso ci muoviamo noi? Fichissimo. Ma guarda quanti dettagli! Puoi leggere tutte le riviste! No, che figata! Ah, ok, loro parlano una lingua tutta loro, ma noi possiamo capire, va bene. Ok, possiamo entrare qui, tipo. Che carino, mi ha aperto la porta! E qui c'è Nicole. Qui c'è il divanino sus. Ma guarda quanti dettagli! Secondo me questa sarà una delle feature preferite di tutto Zen and Zone Zero. Il fatto che puoi interagire con i personaggi e puoi giocare con la camera, vero amici? Che avete fatto con Nicole in questa stanza, eh? Birbanti. Mi piace che loro due interagiscono molto, almeno per adesso. Ok, story con mission now available, va bene. Ok, Nicole è abbastanza preoccupata per i suoi compagni, ha detto se possiamo andarli a cercare, va bene. Quindi ipotizzo adesso giocheremo con Nicole, che suona malissimo detto così, però avete capito cosa intendo. 1600, ma non ha detto che mi regalavano... Lei, che si chiama Corin, va bene. Io ricordo che però avevano detto che mi regalavano delle pull. Mi sa che le ho perse dopo già solo una settimana, ragazzi. Perché dovevo loggare il primo giorno. Abbiamo 240 energia, 43.000 monete e 1625 cosi. Vabbè, per adesso non posso summonare comunque. Dobbiamo andare ancora un po' avanti. Ok, questo è il lab per le missioni, ipotizzo. Casual mode o challenge mode? Ah, ci sono due modalità quando fai le missioni. Casual, questa è un pochino più adrenalinica. Proviamo l'adrenalinica, che dite? E usiamo loro due. Vabbè, proviamo. Non so che differenza ci sia, se veramente cambia tanto la difficoltà. Vediamo un po'. Hello? Can you hear me, Nicole? Ok, Nicole è andata a cercare gli altri due. Ok, right, little one. Off you go then.
giustamente manda avanti il coniglietto, mi pare giusto. Ah, ci siamo collegati al coniglietto per vedere che c'è dentro? Carino. Io pensavo fossero degli alieni coniglietti, ma allora sono dei robot. Piccoli robottini. E loro lavorano per loro due, giustamente, perché noi mandiamo questi operatori in queste zone a fare robe sus, a quanto pare. Ok. Dai, Billy, è il momento di combattere. Vabbè, le animazioni sono incredibili. Ok, è un percorso che dobbiamo fare? Ok. Vabbè, sono tipo delle robe hacker, sus. Mamma mia, che delirio. Dobbiamo arrivare lì alla meta. Ah, vuoi vedere che questi sono i livelli come se fosse un dungeon, carino. Ok, ma posso andare volendo ovunque per prendere ricompense. Vabbè, carina sta cosa. Ok, abbiamo preso delle robe sus pure qui. Vabbè. Immagino che però andando avanti facendo sta roba incontro nemici, perché altrimenti, ecco appunto, altrimenti troppo facile. Vorrei arrivare almeno a sbloccare le summon, sarebbe divertente. Ma Billy è fantastico con quadoro. Dai, questa combo è fantastica. Ok, mi piace. Grande Billy, vai. Secondo me se ci prendi la mano puoi fare veramente delle combo importanti in sto gioco, eh. Dai, pure questo è andato. Grande Billy. Vabbè, queste robe sus. Oh, Billy è fortissimo, ragazzi. Mi piace tantissimo. Troppo forte. Ah, adesso c'è un nemico che ci insegue. Beh, l'idea è carina. Dobbiamo premere il pulsante sus. Ok, era una trappola, va bene. Beh, dai, l'idea è carina però, eh. Di questi percorsi sus, eh. Qui prendiamo le ricompense, prendiamo questo. Prendiamo questo. E siamo arrivati alla meta. Continua. Oh, attenzione, questo mena. Annaggia, mi sbaglio che voglio fare alla ultima un altro personaggio. Ok, evocato dei minion sus. Ok. Ah, ma non li facciamo danno, devo per forza eliminare i minion. Voglio cercare di caricare la ulti per fare la ulti con l'altra tipa. Ok. No, ci provare. Ok. Ok, andate in berserk. Wow! Ok. Dai, abbiamo quasi la ulti carica. Dai. Oh, voglio fare la ulti con lei, vai. Dai, che arriva Nicole, su. Guardalo, Billy. Troppo forte. Dai. Ah, ragazzi, le animazioni comunque sono troppo belle. Guardalo. Ok, l'ha salvato tantissimo. Questa è la modalità sus più difficile. Però abbiamo preso più ricompense. Vabbè, ci si può provare, ragazzi. Al massimo, se è difficile, passiamo di difficoltà minore. Va bene. Ok, ci hanno sbloccato Nicole, ma non ce l'hanno fatta usare. Magari nella prossima missione. Ma io mi chiedo, ho sbloccato robe? Adesso mi sa che comincio a sbloccare robe. Achievement, vediamo un po'. Ah, eccoli. Ok, abbiamo lei, abbiamo Nicole. Abbiamo lei che ce l'hanno regalata. E abbiamo Billy. Mi ricordo che ogni agente ha delle animazioni assurde. Voglio vedere se sono vere. Vediamo un po' se Nicole ha ancora quelle animazioni sus che aveva in beta. Ah, ce l'ha ancora, capisco, ragazzi. Sì, capisco. Questo è dove va il budget, mi sa, in queste animazioni sus. No, secondo me le hanno cambiate, ragazzi, erano un pochino più sus in beta. Cercatevi le animazioni
le idol animation che aveva Nicole in beta non erano così, faceva vedere più mercanzia, diciamo. Io volevo provare a summonare per la squaletta, però mi sa che non posso ancora summonare, che dite? Ragazzi, per adesso non mi fa fare le summon, non so se è una cosa normale, probabilmente devo andare avanti. Ah, carino, c'è pure il database dei nemici, carino. E la cosa divertente di questa cittadina è che puoi incontrare anche i personaggi che poi piano piano inizieremo ad usare in combattimento incredibile. Qui c'è una signora che va a fare la spesa, sus. Chissà se parlare con loro aumenta l'esperienza o l'amicizia, sarebbe carina come cosa. Dobbiamo parlare con questo simpatico lupo? Mi regala i gratta e vinci praticamente? Ok ragazzi, abbiamo trovato delle robe. Ragazzi, esploriamo un po' questa cittadina e poi ci vediamo al prossimo episodio, che registrerò subito immediatamente. Pure lei ha un design simpatico. Ok, possiamo scegliere lei, però io adesso non volevo potenziare personaggi. Le armi sono delle sfere, ok, particolare questa cosa. Dobbiamo tornare qui dentro. Ma quanto è carino che lui ci apre la porta. Ok, dobbiamo parlare di nuovo con lui. Ah, ecco, abbiamo sbloccato le summon. Fantastico, ragazzi. Appena l'ho detto, ce ne regalano uno. Ragazzi, io quale scelgo però? Scusami. Vabbè, dai, vado con la tipa dei pupazzetti in stile Godovers che usa scheletro e sus. Dai, andiamo su di lei. Beh, sì, ragazzi, ammetto che lei è sus. Lo ammetto. Ok, lei usa attacchi elettrici. E le sue combo non possono essere interrotte da altri personaggi. Cosa? Ma fluttua come uno spettro. Guarda come spooky. Dai, ma che cos'è questo personaggio? Ok. Ragazzi, ma è assurda! Ragazzi, ma è fortissima! Ragazzi! Ma è un continuo? Facciamo qualche combo sus con lei, va? Ah, questo è quell'altro sus? No, vabbè ragazzi, ma adoro quanto è spooky lei. Facciamo la ulti. Wow. Ma lo sai che lei non è male? Wow. Ok ragazzi. Ma lui tipo fa le trivelle sus? Adoro. Vabbè ragazzi, lei è tanta roba. Vediamo la ulti di lui. Wow, that's a lot of damage, son. Wow. Guardala come è spooky. Ragazzi, tanta roba. Questo team non è male, eh. Wow. Team elettro praticamente, sus veramente. Wow. Ragazzi, mi sta piacendo veramente tanto. Infatti adesso, prima di pranzo, ne registro un altro incredibile, dove proviamo questi personaggi e poi magari facciamo le prime summon pazzesche, assurde, allucinanti, godose. Quindi ragazzi, che godose con voi. E ci vediamo al prossimo episodio.